E comincio scusandomi perché non parlo italiano, ma è così. Se non lo si usa, lo si perde, mi dispiace. Beautiful country, beautiful theater, great cinema. I think they've done a marvelous job catching the spirit of the time and also of the struggle. So I think it's a tribute to humanity. And I think we need a lot of tributes because we're going through very difficult times. E sono in un paese bellissimo, in un teatro meraviglioso, e devo dire che Roberto ha fatto con questo film un lavoro straordinario, perché è riuscito a catturare lo spirito del tempo, ma anche lo spirito delle lotte del tempo. Quindi credo che questo sia uno straordinario tributo. E abbiamo bisogno di tributi perché stiamo attraversando dei momenti davvero difficili. What I enjoy most about the Italian people is its spirit. It's beauty as well as creativity. È un film di straordinaria umanità e la cosa importante dell'essere umano è proprio questo, l'umanità, lo spirito, il cuore e la creatività. Grazie. Uno dei tanti ruoli che cade in lo scopo di questo rango, a certa età dei bambini in poi, hai un ruolo particolare. Buonasera, buonasera a tutti. Sì, volevo dire che io sono legatissimo a questo teatro perché i miei primi spettacoli li ho fatti qui, Petruzzelli, prima che è tornato, quindi insomma una grande emozione. Che dire, no, io interpreto il papà di Mario Capecchi, c'è cioè anche mio figlio, il protagonista in sala, Lorenzo Ciamè, un applauso a Lorenzo. Sì, ci sono altri interpreti, anche il bambino c'è qui. E insomma, questa è stata una storia molto bella, perché quando Roberto e Ella mi hanno, come dire, chiamato, io non conoscevo, devo dire francamente, la vicenda del grandissimo Mario Capecchi, mi sono subito innamorato, sai perché? Perché questo è l'esempio di chi quando nasce tondo può morire quadrato. Perché, vedrete il film senza spoilerare, io insomma, Mario Capecchi nasce in Italia, figlio di un generale fascista che interpreto io e di una rivoluzionaria americana, quindi capiamo bene che diciamo gli ingredienti ci sono tutti per una grandissima drammaturgia, ma questa è una storia vera, è la storia sua. Quindi destinato, se vuoi, no, a tanta miseria e a tanti destini che è avvenuto in quel momento storico, ma lui no. Lui è partito, ha trovato varie peripezie, un viaggio di Ercole, 12 fatiche se vogliamo, è arrivato in America ed è un premio Nobel, quindi io, che dire, è possibile! È davvero coraggiosa produzione. Messo dover ringraziare quasi tutti, ma in particolare a Mario che ha accettato di parlare con noi per ore e ore e ore, lo siamo andati a trovare sul Big City e si è aperto e siamo entrati nella sua vita con una certa, siamo entrati nella sua vita anche con una certa prepotenza. Sono molto contenta di quello che ha detto perché vuol dire che l'abbiamo rispettato, lo abbiamo rispettato. E, mi preme dire una cosa, questo film è fatto grazie a due realtà che esistono in questo paese, uno che sono le regioni che contribuiscono in maniera veramente importante alla realizzazione di un certo tipo di film e di cinema in generale, e Rai Cinema, alla quale io penso di dover dire grazie a nome di tutti i produttori indipendenti italiani, perché senza queste realtà il cinema italiano sarebbe molto molto ridotto nelle sue dimensioni. Quindi dobbiamo un altro aiuto. L'autore di Roberto Paese. Tanto grazie a tutti voi per essere qui. E devo dire che io avevo una parte mania nei confronti dei bambini abbandonati, perché ho fatto già un altro film di
era Iona che mi sono andata lì. E mi colpisce la capacità dei bambini di sopravvivere agli orrori della guerra. Per cui volevo solo dedicare questo film a chi combatte oggi. Non poteva non esserci una nota come questa nel tuo discorso, proprio ripensando al tuo cinema e al cinema di altri autori che sono stati molto attenti alla vita del prossimo.